Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo top di biblioteca in cui, come vedete dal titolo, andrò a recensirvi la mia ultima lettura appunto a tema viaggi, ovvero Mangia, prega, ama di Elizabeth Gilbert o Gilbert, i misteri delle pronunce. Come al solito vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate i link per raggiungere appunto su Amazon sia la versione cartacea del libro che la versione ebook. Versione ebook della quale ho usufruito anche io, quindi non ho fisicamente qui con me il libro appunto cartaceo. Direi quindi di non perdere tempo e di cominciare subito appunto con quello che penso io e che cos'è questo libro appunto della Gilbert. Mangia, prega, ama è un racconto autobiografico di un lungo viaggio anche e soprattutto dentro se stessi, quindi non su un viaggio nel senso stretto del termine, alla scoperta del proprio essere. Nel libro osserviamo infatti Elizabeth che dopo il fallimento del suo matrimonio prende pian piano in mano e maggiore consapevolezza di sé per mezzo delle esperienze e delle conoscenze che fa viaggiando per un anno tra Italia, India e Indonesia. Per chi non lo sapesse, ma dubito, vi dico anche che dal libro è anche stato tratto l'omonimo film del 2010 con Julia Roberts come protagonista. Il viaggio è visto appunto come una ricerca di un nuovo equilibrio nel corpo e nell'anima, una sorta di ricerca della felicità in cui l'Italia rappresenta il piacere, il mangia nel titolo. L'India è la meditazione e la capacità di ascoltare se stessi, il prega nel titolo, e l'Indonesia chiude metaforicamente il cerchio con l'ama appunto del titolo. Per quanto mi riguarda, il libro l'ho trovato scorrevole e abbastanza colloquiale, ma comunque ricco di spunti di riflessione. L'ho trovato piacevole e non troppo impegnativo, sicuramente profondo e a tratti anche divertente. Se proprio devo trovargli un difetto, mi tocca dire che il finale è un pochino scontato e banale, diciamo che era abbastanza normale che finisse così. Non vi dico altro se qualcuno non avesse letto il libro o visto il film, ma appunto secondo me è scontato e banale come finale, diciamo anche prevedibile. Ragazzi, spero che questa nuova recensione vi sia piaciuta, nel caso lasciate un like e se l'avete letto fatemi sapere con un commento qui sotto cosa pensate di questo libro. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qua sotto in descrizione, oltre ai link che vi portano appunto ad Amazon, appunto con riferimento al libro cartaceo ed ebook, vi ricordo che ci sono anche link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. E come al solito, il video si conclude con Have a nice life.